Una cena frugale, un brindisi con spumantino da discount e dopo magari un salto in piazza, dove musica e divertimento sono gratuiti. Notte di San Silvestro da recessione a Taranto, dove la crisi è arrivata, si sente, e bene o male, ha i suoi effetti anche sui festeggiamenti per l'arrivo dell'anno nuovo. Poca voglia di spendere, pochi, soprattutto i soldi. E allora, meglio rifugiarsi in famiglia, magari quella degli altri. Ragazzi, scusate, come passerete il Capodanno questa? Famiglia. Sì, quest'anno sì. Veniate gratis con questa crisi? Sì. Tu invece? Con me, famiglia. Per forza di cose con la famiglia. Occo della sua famiglia. Certo. Ce l'hai i soldi per festeggiare, quindi. Infatti, se risparmiamo. Come passerà il Capodanno quest'anno? Famiglia. Sì. La sua famiglia? La mia famiglia. Cosa prepara di buono? Io niente. Riso in bianco, sta crisi, no? No, io niente. Gli effetti della manovra Monti si sentono e comunque hanno messo in allerta i consumatori. Signore, mi scusi, come passerà il Capodanno lei? Qui in piazza. Vedrà un concerto, un po' di musica? Fate gratis, quindi. Sta crisi, insomma. Monti mi ha fatto passare pure la voglia di festeggiare. Certo. Appunto per questo stiamo a casa. Se riusciamo a combinare il pranzo e la cena è già abbastanza. Signori, scusate, come passerete il Capodanno quest'anno? Normale, come tutti gli altri anni. Ah, quindi c'avete gli stessi soldi voi, siete fortunati? Tra tanti soldi. A casa, tranquillamente a casa. Fate un cenone, fate? Sì, un cenone tranquillo a casa. Signate, reso in bianco, questa crisi, dico. No, vabbè, dai. No, cioè, per il mangiare cerchiamo di non risparmiare. Mangi, certo. Ce l'hai i soldi allora? Soldi no. Stai vendendo? Un po'. Diventa difficile persino ottenere un'intervista, non sia mai costi qualcosa. Grazie, come passerete il Capodanno quest'anno? È gratis l'intervista, è l'unica cosa gratis in Italia! Ad ogni modo, il cenone è salvo. Non ci saranno abbacchi o tacchini farciti, ma un piatto caldo è assicurato un po' per tutti. Come passa il Capodanno? A casa di un amico. A fare? A cena. Queste mani, questa crisi, no, viso in bianco. Questa crisi, manco lo so questi mani. Insomma, la verità è questa, che qui, anche a Taranto, c'è così tanta crisi che le famiglie italiane stanno cominciando a grattugiare la pasta sul parmigiano.